Benvenuti nel TG del lunedì dell'ora di Brindisi e apriamo inevitabilmente con il basket. Firmata la convenzione tra Comune e Regione per dare il via all'iter della realizzazione del nuovo Paleventi, che entro il 2022 dovrebbe vedere la luce. Nel frattempo le notizie buone proseguono perché è stato firmato in settimana il triennale di sponsorizzazione con il main sponsor Epicasa e questo proietta la squadra assolutamente verso la quasi certa partecipazione alla prossima Champions League. Il Comune di Brindisi stanno mettendo a punto una procedura finanziaria per poter consentire la costruzione di un nuovo grande palazzetto dello sport per il basket di Brindisi, ma anche per i grandi eventi della città. Si tratterebbe del secondo grande contenitore per eventi dopo il palazzetto Palaflorio di Bari e quindi è un investimento importante. Avverrà con questo meccanismo. La Regione Puglia, assieme al credito sportivo, mette a disposizione le somme, il meccanismo finanziario. Il Comune di Brindisi sceglie il luogo dove realizzarlo e il soggetto privato che lo realizzerà. Quindi, come vedete, non c'è nessun onere per il Comune di Brindisi, che in questo modo però realizzerà nell'area dell'attuale palazzetto il nuovo palazzetto, costituendo una vera e propria città dello sport della quale Brindisi aveva bisogno e che Brindisi si era perfettamente meritata grazie non solo alla sua ripartenza generale che va attribuita al merito di questa amministrazione, ma soprattutto grazie ai risultati sportivi che la squadra di basket ha conseguito e che in qualche modo diciamo, costituiscono Brindisi come la capitale del basket sicuramente pugliese e una delle capitali più importanti del basket italiano. E beh, bisogna fare tutto in fretta. Adesso il sindaco, che è ingegnere ed è più bravo di me, vi spiegherà meglio come funzionerà. Allora, io dico che oggi è una giornata importante perché con questa firma è una firma importante che ha un valore, uno simbolico, c'è la Regione Puglia, è vicino alla città di Brindisi, il presidente Michele Emiliano è vicino alla città di Brindisi e vuole costruire con la nostra amministrazione un percorso di rilancio della città di Brindisi. Nel concreto, con questa firma si dà l'avvio, come se fosse la prima pietra, l'avvio alla realizzazione del palazzetto dello sport. La città di Brindisi ama lo sport, ama il basket e ha la giusta volontà di poterlo ottenere. Ecco, una firma importante e su questo apriamo la strada proprio per il palazzetto. Sindaco, spieghiamo un attimo l'iter e i tempi, quindi ci sarà l'avviso pubblico, 30 giorni per rispondere, dopodiché si andrà in consiglio comunale, come funziona? Sì, guardate, c'è in allegato al protocollo che abbiamo appena firmato tutto il cronoprogramma, è molto dettagliato. Adesso partiamo subito con l'avviso che durerà 30 giorni, al termine del quale recepiremo un progetto, sarà dichiarato l'interesse di pubblica utilità e tutto l'iter per arrivare quanto prima alla realizzazione del palazzetto. E il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha presenziato anche all'inaugurazione della presentazione della Puglia Film Forum, che si terrà nell'ottobre prossimo a Brindisi, alla presenza anche di Ras De Gan. Nell'ora precedente, invece, aveva presenziato alla firma della convenzione del nuovo Paleventi. Via le interviste. Si ispira a Puglia Film Forum. Beh, innanzitutto si tratta di una manifestazione che si svolge a Brindisi e che tende a tenere insieme, diciamo, istanze che consentano, diciamo così, a questa città di esibire la propria bellezza e poi di connetterla ad una funzione che è quella di spingere questa parte della Puglia, dove devo dire l'idea del turismo nacque molti anni fa, perché proprio la provincia di Brindisi, Ostuni, quest'area, la connessione tra Brindisi e la Grecia, che costruirono una idea turistica della Puglia quando nessuno immaginava che la Puglia potesse diventare una località turistica. Ed è chiaro che fare attività qui legate al cinema ci consente di ripetere ciò che abbiamo mandato a memoria, cioè che la cultura nelle sue varie aspettative, diciamo così, è un acceleratore di crescita. Abbiamo deciso di investire a Brindisi anche sul Medimex, perché il Medimex, questi grandi happening culturali che trasformano le città, è successo a Bari, sta succedendo a Taranto, stiamo cominciando anche a Brindisi, anche perché la bellezza di questa città è abbagliante, merito degli amministratori che nel tempo l'hanno fatta così, così bella, ma adesso bisogna usarla, usarla perché in questo modo sale la qualità della vita per i cittadini,
e diventa un asset molto potente per le nostre attrazioni. Ovviamente oggi la bellezza è esaltata anche dalla presenza delle barche. Brindisi, non bisogna dimenticarlo, era il più importante porto del primo impero globalizzato del mondo, era l'hub che connetteva l'Europa a tutti i possedimenti mediterranei dell'impero romano e rimane il porto naturale, per quelli che posso avere visto io nella mia vita, più bello del mondo. Non c'è nessun altro porto bello come questo e noi ci auguriamo di poterlo utilizzare e farlo vivere ai brindisini sempre e a quelli che ci verranno a trovare nel periodo in cui soggiorneranno da noi. Beh, Brindisi è la punta avanzata della decarbonizzazione italiana. Enel e A2A stanno lavorando accogliendo la pressione che, devo dire, ha sempre fatto il comune di Brindisi con le varie amministrazioni e in particolare questa amministrazione, ma devo dire che anche la regione, come voi sapete, ha fatto della decarbonizzazione un punto fondamentale. Nel momento in cui avremo bellezza, cultura e ambiente pulito, le nostre chance di attrarre turisti ed investimenti saranno fortissime. La zona industriale di Brindisi, se bonificata e rimessa in ordine come stiamo facendo, può ospitare tutta quella serie di attività industriali, per esempio il downstream, cioè le applicazioni delle tecnologie spaziali. Qui c'è una tradizione dell'aerospazio non diversa da quella di Taranto e di Foggia e noi possiamo qui trattenere in questo modo i nostri cervelli migliori. Se parte un meccanismo di produzione cinematografica, se parte un meccanismo di agricoltura di precisione connessa alle tecnologie satellitari, in questo modo i nostri ragazzi saranno costretti a fare fortuna fuori e se vanno fuori hanno la possibilità di tornare e di impiegarsi meglio. Ovviamente ci vuole grande pazienza e grande capatosta e non c'è spazio per chiacchieroni in questo tipo di combattimento. Presidente, questo porto così bello, per renderlo funzionale ed efficiente, avrebbe bisogno di nuovi accosti probabilmente, qual è la vostra visione? Beh, ovviamente purtroppo i porti non sono nella competenza regionale, noi possiamo solo fare moral suasion. Ci sono molte opportunità per utilizzare meglio questo porto che è insieme turistico, industriale e anche per piccolo cabotaggio e questo ovviamente sarà compito dell'autorità portuale del Ministero delle Infrastrutture, però sul porto di Brindisi sono fondate molte delle speranze di sviluppo economico di questa provincia che è centrale, è uno snodo fondamentale tra il Salento e la provincia di Bari che se decollerà definitivamente può dare un cambio assoluto ai numeri dell'economia pugliese. Se riusciremo a superare bene questa idea del porto, il nostro sistema portuale diventerebbe uno dei più competitivi d'Italia. Presidente, allora una nuova buona notizia data dal presidente Emiliano. Ci sarà un cineporto fisso a Brindisi, quindi una sede fissa di Apulia Film Commission. In cosa consiste? Beh, è un esperimento bello, nuovo, innovativo perché mette insieme l'idea di biblioteca multimediale, cioè quando la biblioteca provinciale di Brindisi sarà pronta, perché adesso è interessata da un importante intervento di ristrutturazione in parte attuato con il progetto Community Library, in parte attuato in regia diretta dalla regione che sta facendo un importante intervento che riguarda anche la messa in sicurezza finalizzata alla riattivazione della biblioteca. Mentre il progetto di allestimenti e di implementazione delle nuove attività riguarderà un progetto bellissimo che si chiama Mediaporto di Brindisi, quindi mette insieme la Mediateca e il Cineporto in collaborazione con Apulia Film Commission, quindi ci sarà un presidio permanente del cinema in Puglia a Brindisi. Quindi le risorse arriveranno dalla regione fondamentalmente, riuscirà ad avere i piedi, le gambe per funzionare o servirà anche il rapporto dei privati?
Le risorse arrivano dalla regione per costruire le infrastrutture ed avviare la start-up. Dopodiché un presidio di persone, di personale della regione, di Apulia Fincommission, sarà presente qui e il progetto prevede l'attivazione anche di diverse start-up aperte ai privati. Questa è l'innovazione, l'aspetto innovativo, quindi un hub creativo aperto alla incubazione di nuove attività legate al mondo dell'audiovisivo e questa è la cosa importante da dire, il Mediaporto di Brindisi, quindi la presenza del Cineporto e Apulia Film Commission a Brindisi sarà legata anche alla formazione dei mestieri del cinema. Perché noi abbiamo una necessità, un fabbisogno di maestranze legate ai set cinematografici enorme, necessità questa che potrà vedere la città di Brindisi come una nuova centralità, cioè qui si formano le maestranze che poi comporranno i set cinematografici in Puglia. Un'ultimissima battuta sul fatto che a Cannes è girato il nome di Brindisi e anche della rivista ha detto che si è accapponata la pelle, spieghiamo questo passaggio. Beh, è l'organo ufficiale di stampa di Cannes, che è il maggiore festival di cinema di tutto il mondo, e noi ci siamo ritrovati a vedere 4 pagine interamente dedicate alla regione, al cinema in Puglia e quindi alle attività che Regione Puglia e Apulia Film Commission stanno implementando per il cinema. E lo sapete bene, in questi giorni girano notizie, insomma le più disparate, le più nutrite, di quanti set cinematografici esistono qui in Puglia oggi. Sono attivi set di Carlo Verdone, si è appena concluso il set di Matteo Garrone, Aldo Giovanni e Giacomo, Claudio Bisio, presto Sofia Loren, insomma, Checco Zalone. Anche nei porti prossimamente ci saranno iniziative, c'è a Taranto una serie per la Rai di Dalatri, insomma, queste sono attività che noi in silenzio facciamo perché è il nostro lavoro e facilitiamo la presenza di importanti produzioni qui in Puglia, e questo è il risultato. È stata sicuramente una settimana piena di appuntamenti per la città di Brindisi, che ha celebrato la partenza della Brindisi Corfù, impreziosita dalla presenza della banda dei carabinieri. Vediamo un po' le immagini e le interviste. Siamo con il prefetto e il questore di Brindisi da alcune settimane a Brindisi. Che impressione avete colto sulla città? Insomma, questo colpo d'occhio. No, voi avete girato l'Italia, non so quante volte l'avete visto. Beh, ne convengo che senz'altro è un colpo d'occhio, poi per chi ama il mare vedere una giornata come quella di oggi, una giornata splendida con tutte queste splendide imbarcazioni per una gara molto significativa, importante, impegnativa, bella, ormai nella tradizione, quindi la ricordo pure io da quando ero a Lecce, in altri ruoli, prefettura di Lecce, quindi una cornice bellissima per un evento veramente all'altezza della città. Ma questa è una magnifica cartolina di Brindisi, un posto meraviglioso. In questa settimana e fino a domani ci sarà questo evento che il prefetto con me ha curato nei minimi dettagli, anche sotto il profilo della sicurezza, pur essendo un evento assolutamente tranquillo, però il concorso di tantissime persone, tantissimi turisti, ha richiesto soprattutto in questa settimana e fino a domani comunque la predisposizione di accurati servizi di sicurezza. Grazie.
Grazie ragazzi, ancora applausi dal pubblico di Brindisi, della nostra città, il coro Rete Orfeus con l'interpretazione del nostro inno. Cosa ne pensano croceristi e diportisti della città di Brindisi? Glielo abbiamo chiesto e intanto vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima settimana, al prossimo lunedì, con il TG dell'ora di Brindisi. What do you think about Brindisi? I think it's absolutely amazing. Thank you very much. It's wonderful. It's the first time I've ever been here and it's taken my breath away, literally. It's absolutely stunning and all the people here are absolutely remarkable. And I've really enjoyed my stay. Thank you very much indeed. Thank you. I think it's a really nice place. We came last year and we've come again. We like Puglia a lot. We flew into Brindisi last night, so we stay here for a day. But it's a really nice place, lots to do, lots of bars and restaurants, and it's lovely, very nice. Adesso siamo con un diportista della Flying Teapot, che viene da Venezia, è alla sua quinta edizione e quindi può dare un giudizio sicuramente, come dire, credibile su questa manifestazione e sulla città. Che gliene pare? Ma guarda, credo che il miglior modo per descriverla è il paesaggio dove siamo qui, che è unico, gente splendida, organizzazione che è perfetta, già il quinto anno e non ne mancherò una. E voi venite insomma da Venezia, che è una città sicuramente conosciutissima, però effettivamente per chi non conosceva Brindisi l'impatto è sorprendente. Sì, davvero, ha delle potenzialità enormi, sicuramente con maggiori investimenti sarebbe capace di attrarre molto di più. Parteciperete alla regata per partecipare o per fare bene? Vincerla e per mangiare molto. E allora qui a bordo della Boomerang il clima è goliardico, io ho ancora la bocca impastata per il formaggio, qui si mangiano cozze, formaggio e buon vino come potete vedere e siamo in compagnia del signor Manco Cosimo, che è alla sua quinta edizione, della Brindisi Corfù. Che ve ne pare di questa regata, di questa città, di questo contesto? Beh, la città è bellissima, è una tradizione che sicuramente proviene dai romani, penso che è una cosa molto antica, non è da poco. Quindi da molti anni partivano i romani per la Grecia, per la Turchia, per l'Albania, partivano tutti da Brindisi. Quindi la Brindisi Corfù poi è ormai internazionale, quindi è d'obbligo per un buon marinaio e diciamo è un toccasano. Vai. Lei di Pescara è intervenuto. Come si trova su... No, come si... come si trova su questa barca? Penso bene, visto, ripeto, inquadriamo che effettivamente il clima sembra ottimo. La cambusa è piena. La cambusa è piena, ci siamo ritrovati qua, ho trovato degli amici, come è facile trovare in questi posti. Sulla città, sulla manifestazione? Io sono il quarto anno che vengo, ma non vengo per la regata, cioè nel senso
vengo per vendo abbigliamento per gli stand, e quindi è facile fare amicizia con queste belle persone che... Da una città di mare all'altra, quali le similitudini e quali gli aspetti positivi, insomma, di uno scenario del genere? Siamo fortunati, possiamo dirlo. Siamo fortunati perché abbiamo questa cosa di stare facilmente insieme da subito, senza rompiamo subito le barriere, perché siamo persone calorose. Quindi da Pescara a Brindisi a Taranto ci mettiamo 3 minuti e mezzo per diventare tutt'uno, perché siamo comunque gente di mare ed è bello che sia così. E allora io adesso mi stanno riempendo il bicchiere, assaggerò il vino, possiamo chiudere qui. Buon vento veramente a voi, e in bocca al lupo e complimenti per la simpatia. Grazie mille. Grazie mille.